collegamento con una famiglia che abita in un villaggio vicino Antalya, in Turchia. C'è Françoise, che è belga, Alpaco, suo figlio, e Ali, che non si vede e che è turco, che è il papà di Alpaco e marito di Françoise. Loro vivono da diversi anni a Chakorlak, questo villaggio vicino Antalya. Combien d'habitants y a à Chakorlak? À Chakralar, je ne sais pas, mais Antalya, c'est à peu près 2 millions. Allora, Antalya è una città di 2 milioni sulla costa mediterranea sud ed è una città turistica, vive di turismo. Allora, l'11 marzo c'è stato il primo caso e a partire da questo primo caso il virus si è subito espanso e ha contagiato rapidamente altre persone. Il fatto è che non si sa dove questo sia accaduto. Il governo turco non ha fatto sapere dove è partito il focolaio di coronavirus. Le gouvernement a caché ça pendant 2 ou 3 semaines. Il paraît que c'est quelqu'un qui est venu de l'étranger. En fait, le tournant, c'était Dunque, si presume che sia l'alluvione della Mecca. venuto Scusa se ti probabilmente dai interrompo. pellegrini che sono Trovava ritornati dalla e Mecca e quando sono rientrati non sono sono rientrati. stati Ils les ont pas mis controllati. en quarantaine au bout d'un mois. E hanno viaggiato Ils per ont tutto il laissé partir paese e là où il ils virus avaient si localisé les è gens qui sont diffuso in tutto il dispersés partout. paese. Et c'est ça qui a fait que le virus s'est propagé partout. Combien de cas il y en a in Turchia? Actuellement, il y en a à peu près Sembra che 68.000 i positivi siano officiels, donc attualmente c'est beaucoup plus, 70.000. mais Si ils peuvent pas faire presume che beaucoup de siano tests, molto donc di più perché i test non 68.000 sono aujourd'hui, c'est molto le chiffre diffusi. officiel. Quelle mesure a pris le gouvernement? En fait, ils n'ont pas trop les moyens Non possono prendere delle misure come d'annoncer sono une state quarantaine prese per globale, esempio in Italia o in altri comme paesi les europei États-Unis perché la ou Turchia l'Europe. è un paese molto Ce qu'ils ampio ed è font, ils ont d'abord difficile da commencé chiudere. Una delle misure che sono à state prese è autoriser quella les plus de di non 65 ans di confinare de in passer le casa, tournant. non far uscire Deux semaines après ça, le les moins persone de più 20 ans, anziane di 65 moins de anni 20 ans et e plus de qualche settimana 65 ans. dopo anche Voilà. i giovani sotto i 20 anni. Donc ça, c'était les premières mesures. Donc entre 20 et 65 ans, Dunque, on allora pouvait invece sortir. chi ha On più peut di toujours 20 anni, sortir, fine sauf les week-ends. 65, À non partir de ha, la può semaine uscire, dernière, può muoversi, ma sont tous ultimamente sono confinés state samedi messe et delle dimanche sur restrizioni, les quindi 48 nel heures. weekend non si Personne ne può sort, più sauf dans les week-ends. uscire. Par contre, la semaine dernière, le vendredi de la semaine dernière, ils ont annoncé le confinement pour le week-end 2 heures à l'avance. Donc, ils ont annoncé à peu près Allora, à settimana 10 heures scorsa, du venerdì vendredi. scorso, hanno Début du dato match du l'annuncio football della féminin chiusura del d'hiver weekend faire con due ou sole match de 2 finale ore di et bonne anticipo. chance que ce soit E quindi tutta pour la sortir popolazione attaquer les si è supermarchés pour les riversata aliments, nei negozi voilà, e nei le supermercati per chiffre fare la effettif spesa, atteint eccetera. comprendre Questo pendant probabilmente, que dans une semaine anzi le championnat sicuramente, ha commence. causato Potentiellement, c'est parce espansione, un qu'ils ont picco annoncé ancora un più confinement alto de della 2 heures, diffusione della mais en fait, pandemia. les gens, la population turque, ils pensent pas trop, ils font des trucs sans penser. Du coup, la situation s'est empirée, quoi. On n'a pas le droit de sortir dans les rues ou d'aller dans un petit È marché sans obbligatorio commander avere un delle café ou un mascherine. endroit comme ça Per dans entrare un nei luogo pubblico, negozi e la nelle mascherina strade obbligatoria, strette dei ci villaggi, sono bisogna sempre indossare la tutte mascherina. le Il problema è che le mascherine non ci sono. Settimana scorsa il capo del villaggio dove abitano ha distribuito delle mascherine e Françoise è riuscita ad avere 6 mascherine. Dopodiché, quando gli ha chiesto se poteva averne altre, sembra che il tipo di la distribuzione delle mascherine è cambiata. Però non si trovano. Il presidente Erdogan ha detto che nessuno può vendere più mascherine, le mascherine devono essere gratuite. Il problema è che se prima riuscivi almeno a comprarti delle mascherine, adesso le mascherine non ci sono più. Pharmacie, avant tu pouvais acheter des masques, même si c'est un peu cher, tu pouvais en acheter. Maintenant, c'est interdit. Erdogan nous a dit, voilà, il y aura des masques pour tout le monde, ça doit être gratuit.
Allora, insomma, queste mascherine effettivamente non si trovano, sono obbligatorie ma non si trovano. Non sanno veramente come fare a procurarsele. E in compenso sembra che il presidente Erdogan abbia fatto dei doni, donazioni di mascherine a 34 paesi esteri. Ho chiesto se sono preoccupati che la diffusione del virus possa diventare un problema pesante per la Turchia. E secondo Alpaco sì, perché non essendoci restrizioni, la gente effettivamente non tiene nessun comportamento di sicurezza, per cui in realtà ci sono assembramenti dappertutto e la gente continua a muoversi come si muoveva prima, salvo che nei parchi e lungo il mare, che sono chiusi, la costa, diciamo, le spiagge sono chiuse. La vie continue ici, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas de confinement, ça veut dire aussi que les gens travaillent. Et ici, les gens, la majorité des gens Il sont grosso très problema dépendants ovviamente è che la maggioranza delle persone in Turchia vive del proprio lavoro quotidiano, vale a dire quello che guadagna nella giornata, e quindi la gente, tutti quanti, continuano a lavorare per poter vivere della journée de travail. On vit au jour le jour, on voit comment ça va se développer. Je pense qu'on est là Ho chiesto pour un cosa bon prevedono moment, per i prossimi dans mesi. un minimum de 3 mois, avant Non si può prevedere nulla que la perché, vie appunto, essendo commence che non c'è enfin à nessuna devenir misura normale. di contenimento Parce que s'il n'y a pas vera, de confinement, ça va, il n'y a pas de non si potrà restrizioni. prevedere come in Italia o in Francia En Italie, che en si France, raggiunge il picco e si poi s'avère comincia una sorta di discesa e quindi poter prevedere in qualche modo la riapertura del lavoro, dell'economia, di una normalità, tra virgolette, e in Turchia, inshallah. Ici, on ne peut même pas prévoir quand le pic va venir, quand il va descendre, on ne peut rien prévoir. Là, la majorité des cas sont à Istanbul, parce que c'est de là où tous les Il Européens 60, il, sont il ici, le lieu 70% dei de casi sono passage concentrati a pour les Istanbul Européens. perché è Istanbul dove c'è il maggior Donc, c'est là où il y en a traffico aereo. 60, 70% des cas qui sont à Istanbul. Ils sont en train de Sembra non faire esserci problema di campagne accoglienza dei contagiati. Stanno costruendo due ospedali da campo nel vecchio aeroporto. Poi non si sa quando e come saranno eventualmente finiti. Il faut voir si ça va se faire, si ça se fait, on ne sait pas trop, mais bon. Cette pandémie globale changera quelque chose? Je vois des changements au niveau des habitudes quotidiennes sanitaires, des prévences, par E exemple, si le lui virus non crede, pensa che la continue, les gens, gens sì, probabilmente farà continueront più à faire attenzione attention alla propria igiene personale. Imparerà a lavarsi le mani di l'igiene, più, non cambierà au niveau molto, des insomma, habitudes e tantomeno individuelles, in Turchia perché è un l'économie, paese che l'argent, je pense qu'il n'y aura pas trop de changements. non Le ha pays, il n'y aura pas de changements. l'abitudine di prendere lezioni dal Ce qui passato. s'est passé dans le futur, dans le passé. Donc, je ne pense pas trop qu'il y aura des changements. Bon, moi, personnellement, il n'y aura pas trop d'impact sur moi, je pense. Je ne vais pas commencer à me balader partout alors que la pandémie vient de se terminer. Comme d'ailleurs tout le monde sera en panique, encore en post-panique. Ils auront pas trop In aussi realtà il après. grosso problema è soprattutto il problema Penso economico, che una buona partie soprattutto in della popolazione Turchia soffre la attualmente, gente vive, come avevamo detto, di une fois que quello c'è che terminé, guadagna al une fois momento e qu'ils auront trouvé quindi sicuramente avranno dei moyen grossi problemi d'attirer economici, d'autres, ils ci auront trouvé saranno dei assez de problemi projets proprio di pour les sopravvivenza anche. Ça, c'est à l'intérieur, j'ai mis quelque chose, j'ai découpé des vieux sacs Allora, questa è una avec des mascherina petits casalinga tapis turca français. con elastico, ha messo dentro della carta Sì, sarà un tessuto non un tessuto, tessuto credo. non tessuto trovato a casa e per fissarla in alto ha tagliato delle lattine di birra facendo dei fili di alluminio per tenere rigida. Quello è È geniale. una très bonne idée, oui. E le tissu aussi, c'est pas mal. Made in Turkey. Made in Turchia.
Ça, c'est made in Italy. Fashion. Fashion and Italy.